Produrre energia pedalando per aiutare l'ospedale Bambino Gesù di Palidoro ad acquistare una nuova TAC. È questo lo scopo dell'iniziativa I Raggi del Cuore, promossa dal centro commerciale Parco Leonardo, che dal 14 settembre al 30 novembre metterà a disposizione dei propri clienti 4 biciclette collegate a un dispositivo per la produzione di energia elettrica, il cui corrispettivo economico sarà devoluto all'ospedale. Io vi ho fatto vedere anche come in giacca e cravatta si può dare il proprio contributo, ma il bello è proprio questo, un centro commerciale dove passano decine e centinaia di migliaia di persone, anche due pedalate, come dire, valgono del denaro, quindi i piccoli passi fatti da tante persone sono un aiuto concreto per i bambini. In più, durante i weekend le scuole, associazioni del territorio, quindi di Fiumicino e dei paesi di Fiumicino, si sfideranno in sfide appassionanti tra loro, per dire una classe contro un'altra, quindi a chi produce di più. Quindi è una sfida, come dire, un po' tra le classi, ma un po' una sfida di solidarietà. Quindi è abbiamo, diciamo, cercato di mettere tutti questi dettagli, diciamo, in un unico grande evento, in modo che ognuno potesse fare la propria parte. L'obiettivo: raggiungere l'acquisto di una TAC per i bambini e quindi per tutte le famiglie che sono nella zona di Palidoro. Sappiamo che sono tante e sono sempre di più, perché sempre di più ci sono famiglie con piccoli bambini che vanno a vivere nella zona vicino al mare, vicino a Palidoro. Cosa ci permetterebbe la TAC? In questo momento noi siamo in grado di garantire la TAC con la sede di Sant'Onofrio, quindi facciamo un trasferimento in ambulanza. Lascio immaginare a voi che cosa vuol dire per trasferire un bambino che già si trova in una situazione di disagio, che è arrivato dentro un ospedale, alla propria famiglia, a fare questo tragitto per poi magari tornare. Questo vuol dire restare e fare l'esame lì e ridurre il tempo. Questa è la cosa fondamentale. Diversi i volti noti che hanno voluto dare il loro contributo all'iniziativa, da Arianna Ciampoli a Daniela Poggi, fino al campione di bike trial Vittorio Brumotti. Mi raccomando, venite qui al Parco Leonardo a pedalare, perché ogni pedalata regalate energia, aiutate i bimbi, mi raccomando, da 100% Brumotti a Bombazza fino al 30 di novembre, io sto qua fino al 30 di novembre, ve lo giuro, ciao!